Giovanni giustamente dice, dopo quello che abbiamo fatto, giustamente, anche se facciamo tutte queste strade in fuoristrada, ormai, però porca puttana, Singano avrebbe anche dato, cioè è vero che qui è bello, cioè nel senso ti metti il camper qui, vedi, dove c'è questo parchetto qui, allora i poliziotti in fondo che camminano. Cosa? Fufi! Alle vacche dove sono? No, sono buco. This is open. Cioè, aperto o Ciao Fufi. All the bar, restaurant are closed. No. Andiamo a coma, a coma. Coma. A coma. Ah. Pessimo di mai happen. Ah, ok, capito. May, ok. E anche se più lo faccio. Ok, maggio. Pesce. Mish. Lukova, adesso Lukova. Sì, 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 sì. Questo è maggio. No, ma no, no problem. No, no, no. Dinner my camper. No problem. No, 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 no. No, no, no caravan. No, no, no. Cucina? No, 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 no. Parlando di caravan in massa. No. No problema. Ok, mai, mai, mai. Camping, camping, no problema. Perfetto. Andiamo a prendere i camper? No problema. Proviamo, dai. Dai, andiamo a prendere. Ok, gracias. Cazzo, facciamo a tornare su. Mamma mia, ragazzo, porca troia. Che acqua, ragazzo, però. Devi vederla dal vivo. Proprio smeraldina. Vabbè, cazzo vuoi che ti dica? Andiamo. È scemo perché si ferma là. Dai, vai avanti, vai avanti. Porca troiazza. Mamma mia. Io non posso fare ste robe. Cazzo culo. Stiamo più in qua, va che l'altra c'è il male. Se balla, se sgomma, vaffanculo Giovanni, vaffanculo signori della polizia, vaffanculo tutti. Porca puttana, ragazzo, e anche domani ne avremo. Andiamo piano qua, va. Aiuto. E te non hai visto cosa abbiamo fatto prima? Porca puttana. Vabbè, Italia, dai che abitiamo. Eccoci qua. Buongiorno, Italia. Porca troia. Aiuto, aiuto, aiuto. Sono ancora scosso, Italia. Ecco, senza stabilizzatore così. Anzi, guarda. Hop, ti metto qua. Aiuto. Maremma maiala, vado a fare due o tre foto. Ciao, in macchina me la godevo, ma in camper, ragazzo, mamma mia che salite, sarà da farle tutte in prima con la turbina che urla a mille e pregare Dio che non ci siano impedimenti tipo vacche, capre, cose del genere che ci fermano e che arriviamo su. Domani ovviamente la prima cosa da fare è controllare olio e liquido refrigerante. Mamma mia. Cioè io non so neanche se puntinarte la sta zona perché poi mi maledici, guarda che roba. A parte che non ho internet per puntinarla. Porca puttana, siamo anche senza internet, senza telefono, proprio spersi così. Buono cazzo, porco culo. Questa era la vista da camera da letto, ma sapendo così mi accontentavo di quelle della Grecia, cazzo. Porca puttana, ragazzi. Certo che con la polizia qua, cioè, funziona completamente diverso da noi, cioè praticamente cioè, ci hanno fatto girare in mezzo alla strada, porca puttana, in mezzo a due curve ci hanno fatto fare inversione U e dopo una seconda inversione U per entrare nel tornante che non ce la si faceva. Uff, che robe, sono ancora abbastanza scosso ragazzo, tu non hai idea di che cazzo di strada che ha fatto Zingano. Cioè io non ho neanche fame adesso.
Porca miseria, ci avevo proprio scombussolato. Quando sono smontato mi veniva a vomitare. Che poi una volta arrivati giù con quei poliziotti, no? Perché avevano anche la macchina in borghese. Cioè, sia io che Giovanni abbiamo pensato, questi hanno la casacca falsa e tirano fuori una pistola e ci rapinano, no? Cioè, quello è stato il pensiero di tutti e due. Porca puttana, invece no, sono stati gentili, ma è strano, insomma, è tutto strano, hai capito? Per noi non abituati a ste robe. Ma che poi ci siamo chiesti, ma sono sul serio poliziotti, no? Perché, boh, non lo so, alla fine ci ha scroccato, mi ha chiesto se avevamo olio, gli ho dato un po' di olio per il motore, e a Giovanni gli hanno scroccato i panini e da bere, quindi non lo so, dicono che ripassano a mezzanotte, perché io notavo nelle... già mi fa strano che hanno l'auto in borghese, per carità, ce ne sono, però, boh, non lo so. Notavo nelle giacche, no? Che lui gli ha chiesto cosa siete, maresciallo, eccetera. Lui ha detto sì, tutti e due, però le giacche erano diverse, gli stemmi erano diversi. Quindi, occhio, occhio stanotte. Cazzo culo. Ma non avevano neanche la pistola. Secondo me è gente qua del posto che vuole scroccare un po', hai capito? Solo che porca puttana, dove cazzo ci hanno portato? Mamma mia. Oh, Italia. Sì, è mezzanotte, sei in camera a letto di Singano, guarda, questa è la finestrella che ho nei piedi e Giovanni ha acceso la luce fuori perché, sì, non so se essere più preoccupato, no, della salita che devo fare domani o di essere qua sperduto al nulla con probabilmente due falsi poliziotti che magari ci addormentano e ci rubano, porca troia, è così, parecchio all'avventura. Se vedessi dove cazzo siamo, soprattutto all'avventura, porca puttana, come cazzo abbiamo fatto ad arrivare qua e domani risalire, credo tutta in prima.